Ma salve a tutti ragazzuoli, qui è Joseph Gamer e bentornati su Super Dragon Ball Heroes World Mission in questo quinto episodio della serie. Mi raccomando, recuperate i 4 episodi precedenti, il quarto notato che è stato visto da poche persone, mi raccomando recuperatelo. Ma incomincio ad essere titubante per quanto riguarda la storia che sembra essere molto lunga, forse troppo, con troppi dialoghi, di conseguenza, ripeto, come detto già in precedenza, stavo pensando di farla interamente in live sul sito Viola e ricaricare qua sul canale YouTube direttamente gli scontri con i boss. Mi raccomando, seguitemi sul sito Viola. Ovviamente, se noto comunque grandissimo interesse da parte vostra, vi faccio tutta la storia completa. Quindi, boss, non boss, tutto. Dipende sempre tutto da voi, sia ben chiaro. Quindi ragazzi, direi di iniziare subito con la prossima missione della storia. Pollice in su ora ed iscrivetevi al canale. Ed eccoci qua ragazzi, un ospite inatteso. Questa è un po' la mappa di gioco, credo che per ora io ve l'abbia mostrata poco o nulla. Bisognerà affrontare diversi avversari per arrivare a Freezer. Aioioi. Ragazzi, mi sentite? E sembra che non lo sentiamo molto bene, eh? Dove siamo? Cos'è successo? Ah, la mia testa. Per fortuna state bene. Che vi è capitato? Non lo sappiamo neanche noi. Uno squarcio è apparso dal nulla e ci ha risucchiati, cosa che è successa nel precedente episodio, perciò dovete recuperarli. Potrebbe avere a che fare con le recenti sparizioni. La prima cosa da fare è capire dove siamo. Maestro? Un momento, cerco di rintracciare il segnale dei vostri trasferoi. Strano, a quanto pare siete nel mondo di Super Dragon Ball Heroes. Ah, e abbiamo anche Frozo, colui che è stato reclutato nel precedente episodio. Sai in che era ci troviamo, maestro? Sto analizzando. Direi che è il momento in cui Freezer si dirige verso la Terra per vendicarsi di Goku, quindi dopo la saga di Freezer. Quindi ragazzi, a quanto pare, non dovremmo essere in grado di riuscire a mantenere queste battaglie così toste, però a quanto pare Joseph vuole per forza indagare. È molto probabile che siamo stati scaraventati qui a causa di un'anomalia. Potrebbe essere la nostra unica occasione per sistemarla. Salve! E chi è costui? Che succede? È un personaggio del gioco? Per caso anche voi venite dalla città eroica? Come sarebbe a dire anche voi? Quindi ragazzi, lui è una persona normale. Siete comparsi qui all'improvviso, più o meno come è successo a me. Ma lui ce l'ha il trasferoe. Sì, veniamo dalla città eroica. Che sia il ragazzino scomparso? Potrebbe darsi. Quindi ragazzi, ora ci spiega che è successo. Ci sono Zarbon e Dodoria. Questo posto è pieno di ragazzini, siamo finiti in un asilo. Potrebbero avere informazioni sulle sfere del drago. Torchiamoli un po'. Zarbon e Dodoria? Ma dovrebbero essere stati sconfitti da Vegeta su Namek. E infatti, questo significa che siamo nel bel mezzo di un'anomalia. Ragazzi, da come notate quindi il discorso è quasi molto simile a Xenoverse 2, eh? Ci sono delle variazioni della storia, le dobbiamo mettere a posto. Siamo sempre lì su quel concetto. Lord Freezer ha detto che le avremmo trovate qui sulla Terra. Forse parlava delle sfere del drago? I vostri genitori non vi hanno insegnato che non si dicono bugie? Ha detto che non le conosciamo. Sei sordo per caso? A quanto pare loro vogliono combattere con noi. E noi siamo pronti a combattere. E si parte con la prima battaglia. In questo video credo che vedremo proprio la boss fight con il potentissimo Freezer. Attacca per primo ogni round e vinci. Questo per avere il dominio, quindi per fare una sorta di perfect. Che poi perfect non è. Comunque, round 1. E loro si ripristinano completamente il vigore. In ogni caso ragazzi sono due. Io credo che potremmo in qualche modo provare a distruggerli. Per ora facciamo andare loro tre avanti. Vai, conferma. Ci ho messo un po' di più a gestire le cose, però ragazzi era semplicemente per capire un po' come fare tutto meglio. Siamo più veloci. Loro ragazzi sono solo due. Non credo ci possano fare troppi danni. In ogni caso iniziamo subito con le fasi di attacco. Vediamo che succede, eh. Ci lanciamo di cattiveria contro i nemici. Benissimo, un attimo. Abbiamo vinto noi. Ottimo, quello che desideravo. Aumenta la velocità IC del nemico. Quindi un attimino. Gli abbiamo fatto pochi danni. Pensavo molto di più, 3000 danni, raga, non so quasi nulla. Va bene. Ovviamente abbiamo attaccato in tre, quindi è normale che noi abbiamo fatto così tanto. Vediamo adesso Dodoria quanto ci fa. Credo il nulla, 635, va benissimo. Attenzione a Zarbon, ma qua l'ho sbagliata, aia, non abbiamo il dominio, perché dovevamo vincerli sempre questi scontri. Va bene, quindi andiamo al round 2. Si ripristinano ancora una volta il vigore, quasi quasi metterei Joseph dietro, mettiamo loro tutti insieme,
e fanno, sì ragazzi, fanno direttamente un attacco devastante tutti. Mi sa che Gohan forse lo dovevo togliere, sì, perché c'aveva poco vigore. Comunque, ovviamente siamo velocissimi e su questo non avevo dubbi. No, forse aspetta, dobbiamo attaccare sempre per primi in questo caso, non è che ci dobbiamo difendere. Quindi il dominio possiamo farlo comunque, probabile. Quindi, attenzione che attacchiamo, abbiamo vinto. E qua ragazzi, io credo che lo scassiamo, perché facciamo tutti gli attacchi supremi. È arrivato il momento di distruggere sia Zarbon che Dodoria. Andiamo così col modo impeto. Va benissimo. E ora credo che faranno una brutta fine. Vai! Scassiamoli tutti, che tra l'altro attaccano pure insieme, se notate. Quindi sfera Genkidama, ed è il primo attacco che distrugge completamente i nemici. Attacco big, bang. E anche questo fa malissimo. Super Kamehameha. E vabbè ragazzi, direi che li salutiamo tutti dal primo all'ultimo. Vai così, l'ultimo che deve attaccare è piccolo. No, c'è pure il Kienzan dell'Android 18. E direi che con questo attacco abbiamo definitivamente scassato Zarbon e Dodoria. 20.000 KO! Mamma mia ragazzi, abbiamo fatto malissimo. E il nostro team ovviamente vince, missione compiuta. E otteniamo un po' di cosucce molto interessanti. Ragazzi, prestissimo faremo uno spacchettamento, perché dobbiamo ottenere altre carte. Mica possiamo stare sempre con le stesse dall'inizio del gioco. Ormai è raggiunto il quinto episodio e dobbiamo assolutamente trovarne altre. Io credo che in ogni caso saliamo di livello. Andiamo al 7, la risposta è sì, quindi diventiamo anche un po' più forti, aumenta il cameratismo con le nostre carte, sale il legame anche con Froze e un po' anche con Not, perfetto. E di conseguenza, ora diventiamo più potenti e salgono anche i PS. Magnifico, abbiamo sconfitto Zarbon e Dodoria, anche se lui ragazzi non ha fatto niente, ad essere sinceri. Ormai l'avrete capito, ma sono un giocatore di Super Dragon Ball Heroes. Qualche giorno fa ho iniziato una partita e sono stato trasportato qui. Da allora ho iniziato a cercare una via d'uscita, finché non ho incontrato voi. Non sarà mica... Di un po', per caso ti chiami Nim? No, il mio nome è Kagyu. Ti abbiamo scambiato per qualcun altro. Pensavamo fosse il bambino disperso, invece no. Non c'è bisogno che ti scusi, è che stavamo cercando un altro bambino. Perché non l'avete detto subito? Lasciate che vi aiuti, sarà sicuramente più semplice. A quanto pare, sembra che il nostro trasferoe stia reagendo in qualche modo. Sta reagendo alla presenza di Kagyu, un altro eroe compatibile, che fortuna! Aggiornatelo sulla situazione, ok? Quindi ragazzi, questo Kagyu entrerà a far parte della nostra squadra. Se posso darvi una mano combattendo, allora lo farò. Grazie Kagyu, benvenuto a bordo! Quindi ragazzi, come vedete, nel giro di pochi episodi, la nostra intera squadra inizia ad allargarsi tantissimo. Sembra che il cielo di nuovo si stia oscurando. Sta per arrivare qualcuno, un'anomalia proprio adesso, al momento peggiore. Purtroppo dovete intervenire. Di chi si tratta? Non ci credo! È proprio Freezer, Mecha Freezer e Recold. Finora sembra tutto normale, al contrario del nostro incontro con Zarbon e Dodoria. Infatti loro dovevano venire qui in maniera regolare secondo la storia di Dragon Ball. Quindi a quanto pare dovrebbe arrivare Trunks che farà a pezzi Freezer, ma sembra che non stia arrivando. Gli darò un assaggio del mio nuovo e straordinario potere. Si riferisce ovviamente a Goku. Che succede? Trunks dovrebbe essere già qui. Non c'è traccia di lui. Il copione è cambiato. È colpa dell'anomalia. Dobbiamo combattere. Io ragazzi sono pronto. Abbiamo battuto quei Saiyan, ricordi? Possiamo farcela. Hai detto Saiyan? Avete veramente sconfitto quelle luride scimmie? Perché non li mettiamo alla prova e scopriamo se è vero, Freezer? Giusto, dato che Goku non è ancora arrivato, ammazzeremo il tempo ammazzandolo. Sei in guardia, Not, ricorda la nostra ultima battaglia. Nemico apparso, in realtà sono solo due. Non ho visto nel dominio cos'è che dovevo fare per riuscire almeno in parte a fare uno scontro buono. Spirito combattivo traboccante. Lui si ripristina il vigore. Aia, dobbiamo stare un po' attenti. E proviamo a vedere che riusciamo a fare in questa primissima fase iniziale. Andiamo con questi tre, vediamo. Dovremmo essere... Mamma mia ragazzi, ma cos'è? Ma che è? 21.000 era. Mamma mia raga, ma c'hanno pure... Fanno pure l'attacco supremo. Ma questa è una boss fight proprio, credo. E infatti hanno pure vinto loro. Raga, ma qua ci scassano. Modo impeto lo fa al massimo. Ragazzi, abbiamo perso. Credo, Lama letale, vediamo quanti danni ci fa. Di mezza... Ah, per fortuna pensavo peggio. 3.000 danni però comunque non sono pochi. Vediamo qui, miracolo, meno male, questo ragazzo è veramente un miracolo. È andata bene stavolta. Vediamo che succede, ci siamo parati, ottimo così.
E ora tocca a noi attaccare, ma in tutta sincerità mi aspettavo di fare più danni, qualcosina in più. Cioè che loro ci facessero ancora meno danni in realtà. Va bene, ora noi dobbiamo fare più danni. Guarda l'energia eroe dei nemici, si vede qua in alto ragazzi, è veramente altissima. Proviamo ad attaccare, ma è velocissimo, ma no! Ragazzi, 2000 danni gliel'abbiamo fatti, ma è molto meno di quanto mi aspettassi. Va bene, è andata così. Spirito combattivo traboccante. Io vi dico ragazzi, sto ancora imparando a giocare, devo ancora imparare al 100% diverse meccaniche e così via. Però è chiaro, lo faremo un po' alla volta nel corso del tempo, eh. Cerchiamo di capire un attimino se siamo più veloci questa volta. No, comunque è più veloce lui, non c'è niente da fare. Ragazzi, 15.000 anche da solo questo Freezer. È incredibile. Mamma mia, vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. O se riusciamo a resistere almeno al suo attacco supremo. C'è un'energia eroe infinita. Ho vinto io. Mi sono preso 2 secondi di pausa proprio per capire un attimino se riuscivamo ad andarci bene. E la risposta è sì. Ora tocca a noi attaccare. Siamo secondi e purtroppo ragazzi va così. Però almeno così dovremmo fare qualche danno in più, perché qualche suprema la scagliamo, eh. Va bene. Va bene, questo è il team nemico che riesce a fare ste robe. Ha vinto lui, non ci credo. Mi ha velocizzato l'impatto carica lì, come si chiama. Modo super energia, vai, lo faccio 17. Ancora una volta, sempre lui. Ci sto, ci sto, ci sto. In velocità, vai, 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 vai. Bene così. Super energia a segno. Vediamo quanti danni gli facciamo. Credo che riuscirà a resistere. E infatti. Ragazzi, è un nemico tostissimo questo. Al momento è in vantaggio lui, io ve lo dico. Inizia un nuovo turno. Attacca ovviamente prima il nemico, che ragazzi è qualcosa di devastante. Battaglia veramente troppo tosta questa con Freezer. E vi dico, mi ha messo seriamente in difficoltà. Per fortuna abbiamo vinto noi questo scontro, quindi siamo riusciti a pararci. Non ci ha fatto l'attacco supremo che ci stava per fare. Ed ora tocca a noi. Ragazzi, dobbiamo cercare di fare gli attacchi supremi. Dobbiamo vincere gli impatti carica, altrimenti siamo messi male. Aumenta, ecco, anche la nostra velocità. Annulla incremento danni. Ragazzi, si tratta di una cosa assurda. Ha vinto lui. Non ci credo. È incredibile sta roba. Meno 2 energie eroe. Ragazzi, lo scontro sta andando avanti col nemico. Al momento stanno succedendo delle cose incredibili. Quindi devo stare veramente attento al massimo. Vediamo, sta succedendo una cosa che fino ad ora non è mai successa. È un'abilità particolare che vedo per la prima volta, perché è il primo scontro così lungo. Quindi un attimo. Aspetta, oh, oh, oh. Che succede? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Dovremmo farcela. Vinci tu. Non me l'aspettavo ragazzi, ma sembra che sia quasi una sfera Genkidama questa di Gohan. Ragazzi, i nemici sono messi veramente veramente male, eh. Questa è la fine? Al momento quindi abbiamo vinto noi. Perché ragazzi, non abbiamo portato a zero, non so, la vita del nemico. Ma forse ci sono dei turni entro i quali la battaglia si deve concludere. Quindi abbiamo vinto, ma con grandissima difficoltà, ragazzi, veramente troppa. Possiamo farcela. Ancora uno sforzo. Ragazzi, loro sono messi veramente male, eh. Il nostro clan è il più potente dell'universo. In realtà sembra di no, se riusciamo a distruggerli, no? E che succede? È una delle nostre astronavi. Ho un brutto presentimento. Sta succedendo qualcosa, ragazzi. Questa non ci voleva. L'ultima cosa che ci serve sono altri nemici. E perché questa navicella? Non so, ma cosa c'entra? Non rilevo la presenza di Zerbon o di Dodoria. Perché questo Freezer è qui? Cioè ragazzi, è incredibile. Gli scouter non percepiscono nulla nelle vicinanze. Questo significa che sono fuggiti o morti. Ragazzi, perché questo Freezer è qua? Ce ne sono due, quello Mecha e quello lì normale. Probabilmente ragazzi, per colpa dell'anomalia, sta succedendo qualcosa e si incontrano i due Freezer. Qualcosa mi dice che non si tratta di una banale somiglianza. Quindi siamo entrambi Freezer. Ma se sei me, che cos'è quella roba? Sono un imperatore, non uno stupido robot. La colpa di questo è di un Super Saiyan. Super Saiyan? Quindi la leggenda è vera? Quindi ragazzi, questo Freezer che ora è arrivato non ha mai incontrato Goku. Quindi come vedete si è trasformato, tutte queste cose qua, ma non ha mai incontrato Goku.
Ti aiuterò con la tua o dovrei dire mia vendetta. Sembra che sia finita, ma non ancora. Appena in tempo è arrivato Froze e Kagyu. Ah, quindi ora ha un trasferò e di conseguenza è una Mecciano. Quindi è il personaggio che abbiamo visto prima. Scusate se vi abbiamo fatto aspettare, c'è stato un piccolo contrattempo. Froze e Kagyu si sono materializzati nel punto sbagliato, forse a causa dell'anomalia. Non importa, l'importante è che siate qui, ora possiamo ribaltare la situazione. Questa boss fight sarà veramente durissima, lo so già ragazzi, perché siamo 3 contro 3. Ah, io vado a sfidare questo Freezer, devo vincere tutti gli impatti carica. E quindi Froze e Kagyu, ammesso si chiamasse così ma mi pare di sì, vanno a sfidare gli altri nemici. Vediamo cosa facciamo all'inizio, dai. Abbiamo attivato un po' di legami, siamo più veloci noi. Quindi ragazzi sono battaglie 3 contro 3, ma fighissime. Veramente spaccano un botto. Quindi come vedete abbiamo in basso a sinistra molta più vita, perché si vanno a sommare la vita di Joseph e in generale quella degli altri combattenti, quindi Froze e Kagyu lì, come si chiamava. Vediamo, attacchiamo prima noi, gli facciamo un botto di danni, ma nemmeno tanti, mi aspettavo qualcosina in più, e poi altri danni li fanno anche i miei amici. Effetto modulo attivato, ed è quello, ecco, che avevamo, tra virgolette, selezionato prima, quindi fa altri 1600 danni al nemico. E dovrebbe intervenire anche in qualche modo sul vigore. Poi vedremo. In ogni caso, attacca ora Freezer. Dobbiamo stare molto attenti. Devo stare attentissimo perché è da solo. Però non lo so, ragazzi, mi spaventa. Vediamo. Ma ce la gestiamo benissimo. Ragazzi, era lo scontro di prima con Mecha Freezer che ci ha messo in difficoltà, in tutta sincerità. Quello era veramente tosto. Vediamo, eh. Subiamo qualche altro danno, ma niente di serio. Ce la siamo cavata alla grandissima. Questo, ragazzi, sarà l'ultimo round. Attacchiamo noi per primi. Dobbiamo dimostrare definitivamente la nostra superiorità, perché purtroppo siamo in svantaggio. Quindi ho messo tutti in campo a combattere, anche chi in realtà non poteva farlo perché non era messo un granché. E ho perso. Ha vinto lui. Ragazzi, non ho potuto fare nessun attacco supremo. Zero. Vediamo, dobbiamo ora pararci bene, perché se ci pariamo bene, probabilmente possiamo resistere. Altrimenti mi fa l'attacco supremo e abbiamo perso definitivamente. Ragazzi, nemici troppo tosti questi, eh. Vediamo, abbiamo vinto noi. Mi sono parato, vediamo quanti danni subiamo. Subiamo pochissimo. Credo in generale che potremmo resistere. E credo che, ragazzi, siamo riusciti a resistere di poco. Quindi questa è la fine. E abbiamo vinto noi. Ragazzi, per pochissimo, guardate, per 300 punti. Ragazzi, battaglia veramente tostissima, però vi dico una cosa. Credo che sia arrivato il momento di ottenere delle nuove carte, perché queste, per andare avanti con la storia, non sono più buone. Devono assolutamente cambiare e dobbiamo potenziarci. Le cose si fanno interessanti. Ma quindi, ragazzi, in pratica, vabbè, tutta la squadra Ginyu è stata distrutta. Ma sembra che questo Freezer sia ancora vivo. Siamo riusciti a ridurre il loro numero. Siamo alle ultime battute. Mi complimento per l'impegno, anche se è stato inutile. Ragazzi, sono troppo forti. Chiunque osi sfidare il nostro clan verrà annientato. E ora sparite. No, ragazzi, dobbiamo insistere. E guarda chi abbiamo qua! Arrivano finalmente i combattenti veri e propri che dovevano intervenire. Quindi Guerrieri Z, siamo salvi. L'anomalia deve aver ritardato il loro arrivo. Beh, meglio tardi che mai. Quindi è lui quello che chiami Goku. Due Freezer, che sta succedendo? Ragazzi, mi sa che non se l'aspettavano. E Vegeta ovviamente vuole solo vendicarsi. Vegeta ancora vivo? Immagino sia merito delle sfere del drago. Le sfere del drago? Sapevo che si trovavano su questo ignobile pianeta. Molto bene, liberiamoci di questi buffoni e iniziamo a cercarle. Non ve lo permetteremo. Sappi che sono diventato molto più forte dal nostro ultimo incontro. Si parte, ragazzi. Finalmente si parte. Ancora queste carte, ovvio, perché siamo ancora nello stesso e medesimo episodio. Vediamo che riusciamo a fare ancora con queste e poi valuteremo se per spacchettamenti, ma li faremo di sicuro, ragazzi, altrimenti in questo gioco non vai da nessuna parte se hai sempre le stesse carte. Io direi di stare un po' attenti, perché non si sa mai. Allora, metto anche piccolo in questo modo e così dovremmo essere ad 8000 di velocità, anzi 8499. Vediamo se questo può servire effettivamente a qualcosa. Siamo molto più veloci. Ma aspettavo che loro fossero più veloci di noi, quasi. Vediamo. Questa è la nostra fase d'attacco, dimostriamoci subito superiori, va? Vedi che andiamo ad attaccare insieme.
Attenzione. Dai, l'abbiamo vinta noi. Me l'aspettavo, devo essere sincero, perché l'impatto carica era molto lento. Non è che gli abbiamo fatto così tanto, però va bene, ci può stare come prima cosa iniziale. Vediamo, fase d'attacco del nemico. Cerchiamo di gestircela bene, Gli impatti carica, non appena li riceviamo, boom, li dobbiamo vincere. Come ho fatto ora. 2000 danni, bah. Va bene. Pariamoci, no, ho sbagliato tantissimo qui. Qui subisco un po' di danni. No, 922. Pensavo di peggio, Voglio vedere quanto riusciamo a raggiungere. Siamo più veloci ancora una volta. In realtà le mie carte, i miei personaggi hanno vigore bassissimo ora. Sono messi veramente, veramente male. Speriamo che questo non ci metta in difficoltà nel corso della battaglia, Credo che gli faremo pochi danni ai nemici. Vediamo, Vai che attaccano tutti insieme. Perfetto, quello che volevo. Quindi riusciamo a fargli pure il colpo supremo. Va benissimo. E attacchiamo con la suprema, con Piccolo e il nostro Joseph. Va bene, onda di energia. Non gli facciamo tantissimo, la bomba di luce. Ed è ottimo così. Gli abbiamo fatto tantissimi danni. Modo scintille. Aspetta, abbiamo Gohan. Ragazzi, fa questa sorta di sfera Genkidama. Non ho idea del perché, ma a noi ovviamente va benissimo. Quindi abbiamo questo attacco scintillante. Meno 3 energie eroe del team nemico, ottimo. E vediamo se questo attacco può definitivamente abbattere questo Freezer. Io non lo credo. Credo che gli faremo molti danni, ma non quanti io in realtà me ne aspetti sul serio. Dai, 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 dai. È quasi a 5000. Vediamo, abbiamo vinto noi. Gli togliamo 5000? Non credo proprio. No. E gli togliamo 1624. Ok. Ultimo round. Credo che sia l'ultimo. E dovremmo riuscire ad abbatterli, almeno spero, Fase d'attacco nemica. Non ci dovrebbe dare problemi, secondo me. Ho vinto io. Ottimo, di poco. Però l'abbiamo vinta. Ok. Ora sono messi però un po' tutti malino. Loro il vigore lo recuperano. Noi no. Però, ragazzi, devo modificare un po' le carte. Io per il momento mi sono lanciato solo nella storia e non ho fatto nient'altro. Eccolo qua, il leader è questo. Dovremmo avere Goku. E di conseguenza, confermiamo. Ora, ragazzi, li scassiamo, ve lo dico, Vediamo un po', abbiamo l'effetto dell'unità. Vediamo cos'è che riusciamo a fare. Abbiamo lui, lui e nient'altro? Per il momento no. Ragazzi, attaccherà prima il nemico, purtroppo. Trasformazione nemico. Ragazzi, c'è Freezer dorato. Ma grande cosa, grande per lui. Ah no, è quello massima potenza. No, vabbè, ragazzi, ha più 1000. No, non ci voglio credere. Pensavo fosse la trasformazione dorata. Meglio che non sia così, altrimenti eravamo messi malissimo. Attaccano per primi. Ragazzi, vediamo che succede. Sarà una battaglia tosta. O meglio, già lo è. Noi abbiamo vigore troppo basso qua. Vai che abbiamo vinto noi, quindi ci pariamo, ottimo. Ok. Comunque abbiamo subito qualche danno. Un po' spiacevole come cosa. Dai che vinciamo noi. Oh, benissimo. Ragazzi, subiamo qualche danno, ma gestibilissimo. E ora ci lanceremo noi con i nostri 3 combattenti. Vediamo che succede, Partono un po' di scontri. Ottimo! Grande Vegeta. Continua ad attaccare in maniera cattivella, Dai. Ragazzi, sono finiti. No! Modo super energia. Ci sto. Vai, ragazzi, con C17 abbiamo vinto. Grazie al suo intervento. Credo che finalmente ce l'abbiamo fatta. Eccolo qua. Vai così. Super energia a segno. È stata una battaglia ma tostissima a dir poco. E alla fine il nemico è stato messo in KO. Ragazzi, battaglia veramente tosta, devo ammetterlo. Ma l'abbiamo vinta. Come vedete, Freezer è messo veramente male. Abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra. Levatevi di mezzo, ci penso io a finirlo. Non avete ancora vinto. Vegeta, Freezer, è finita. Prometti di redimerti e ti lasceremo andare. Potrei tornare sul tuo pianeta. Questa è pietà per me? Freezer, ti consiglio di ascoltarlo. Moccioso, io sono l'essere più forte dell'universo. Per questo... No, vabbè, ragazzi. Attacca proprio Froze, che è della sua stessa razza, tra l'altro. Ma attacchiamo con una Kamehameha. E dice che tornerà per vendicarsi, ma io non credo. Credo abbia fatto una brutta fine, è scomparso qui. Ci è mancato poco, ma abbiamo vinto. Freezer,
Se avevi intenzione di eliminarlo, perché diavolo mi hai fermato? Non immaginavo che sarebbe andata così, te l'assicuro. Infatti, Goku che ha fatto? Ha fermato Vegeta per dire no, un attimo. Però poi abbiamo agito distinto, perché altrimenti avrebbe fatto una brutta fine a un membro della nostra squadra. Quindi ragazzi, abbiamo vinto e ce la siamo cavata davvero alla grandissima. Avete fatto qualcosa di davvero incredibile. Sono felice di vedervi tutti interi. L'esercito di Freezer è sparito e lo stesso vale per l'anomalia. Scusate, mi serve un minuto. Cos'è che fa, ragazzi? Che gli prende? Credo che sia un po' scosso. In fondo è stato quasi ucciso dal suo idolo. Effettivamente sì. Eppure dovrebbe conoscere bene l'animo di Freezer. Avrà bisogno di un po' di tempo per riflettere e riprendersi. Per il momento lasciamolo tranquillo. Giusto così. Quindi ragazzi, abbiamo completato il tutto. Abbiamo sbloccato addirittura delle storie secondarie. Anzi, in realtà più di una. Davvero ottimo. E poi anche il capitolo 3. Le storie secondarie, magari ecco, proprio quelle le possiamo fare sicuramente in live. Mi raccomando, iscrivetevi ora al mio canale cliccando qua al centro. Cliccate sulle due miniature per vedere altri video. E alla prossima. Ciao!